Bene, buongiorno. Parliamo oggi di stipendi. Lo stipendio di luglio, l'argomento di questi giorni, luglio 2023, si parla di aumenti. Siamo venuti qui alla sede nazionale della UIL Scuola Rua. Abbiamo qui con noi Francesco Scendrone, responsabile pensione e previdenza. Buongiorno Scendrone. Buongiorno a tutti. Scendrone, qual è la situazione su questi aumenti di luglio? In particolare è atteso il pagamento di una tantum, un emolumento accessorio, però insomma non sembra che la situazione ancora sia così chiara come si sta delineando in queste ore. Veramente si tratta di somme per le quali ancora la discussione è in atto, perché ancora non si è concluso la discussione con l'ARAN. Noi sappiamo di certo che abbiamo per il personale della scuola per il contratto 2022-2024 abbiamo 442 milioni di euro che sono divisi in 85 sono residui contrattuali precedenti, 220 sono gli ex 300 milioni di euro che servono per la valorizzazione del personale docente e che andranno tutti sulla retribuzione professionale docente. Ma non già a luglio questo? Questo ancora, fino a che non si chiude. Quindi è tutto ancora in stand-by? Questo è il canovaccio, o come vogliamo, è una scheda tecnica per la scuola. E naturalmente poi c'è una risorsa, una tantum, che invece è un accessorio che si dà, e questo potrebbe essere dato a luglio, però ripeto, io non ci metterei la mano. Non siamo certi di quali cifre stiamo parlando? Ma stiamo parlando di 60. In media sono 63,84 euro lordi per i docenti e 44,11 per il personale. Quindi, almeno un terzo poi va tolto. Vabbè, quello che viene poi viene. Certo. Questa è la situazione di questi 100 milioni di euro. Poi ci sono residui di circa 37 milioni di euro per il nuovo ordinamento del personale ATA, sul quale ci sono delle grosse difficoltà perché ancora non ci si mette la cosa. Ricordiamo che c'è una trattativa in atto all'ARAN, ci sono posizioni anche diverse a livello sindacale, una parte di questi soldi sarebbero dovuti andare solo esclusivamente ai docenti, si vogliono adesso spalmare anche sul personale ATA. La situazione è complessa e indifendibile, sicuramente su questi fondi, che sono quelli più corposi, possiamo dire con certezza, Scendrone, che non ci saranno immediati riscontri a livello di stipendio. Ma io penso di no. Poi mettiamoci in testa una cosa. Siccome gli stipendi li eroga il MEF, il MEF si trova avanti di 2 mesi. Se non riceve 2 mesi prima, cioè avrebbe dovuto ricevere a maggio già le indicazioni per pagarla, certo, a luglio, certo. Quindi può anche darsi che a luglio non ci sia niente e che magari a settembre ci sia l'arretrata a partire da luglio. Allora, non illudersi, ci saranno, però le cifre sono queste. L'una tantum è questa. Poi c'è un altro aspetto che riguarda il cosiddetto cuneo fiscale. Non concerne solo la scuola, ma è una norma che è stata approvata, anche questa una tantum, dal governo Meloni, e riguarda appunto tutti coloro che percepiscono fino a 35.000 euro. Facciamo un po' su questo aspetto un po' di chiarezza. Facciamo un po' di chiarezza perché la legge è del 2021, esattamente è la legge 234 del 2021, articolo 1, comma 121. Questa legge cosa prevedeva? Perché questa legge del 2021 è stata riproposta dall'attuale governo. Prevedeva
una agevolazione dello 0,8% come cuneo fiscale, diciamo che ogni lavoratore che aveva fino a 35.000 euro lordi l'anno poteva avere questa agevolazione dello 0,8% sulle ritenute previdenziali. Nel mese di luglio questo 0,8 è stato aumentato dell'1,2 ed è diventato il 2 per chi ha un lordo anno comprensivo di tredicesima pari a 35.000 euro. Naturalmente che succede? Ci sono anche quelli che hanno un lordo che arriva al massimo al 25%, a 25.000. Quelli che arrivano a 25.000 avranno un 3% di sgravio. E questa somma viene data, attenzione, viene data al netto. Sui cedolini che vengono emessi attualmente compare come voce, la voglio specificare perché molti non guardano il cedolino, anzi, diciamo che il 99,9% non lo guarda. C'è una voce: esonero IVS 2%, e c'è scritto legge 197/2022 AC, che sta per anno corrente. IVS sta per invalidità, vecchiaia, superstiti, che è una voce presente in tutti i lavoratori del privato. Per i lavoratori del settore pubblico è stata introdotta adesso con la legge che abbiamo nominato prima, del 2021, riproposta dall'attuale governo, e che naturalmente è uno sgravio fiscale che si dà ai lavoratori che hanno quei limiti di reddito annuo lordo, e che viene riscossa al netto. Dobbiamo anche dire a quanto ammonta. Sì, ecco, io direi un attimo solo, perché non si tratta poi di effettivi aumenti, ma semplicemente di una fiscalizzazione più morbida. Ecco. E appunto, di quali cifre stiamo parlando? Stiamo parlando di un minimo di 20 euro, un massimo di 50. Per esempio, io ho qui un cedolino in cui questa persona che ha classe stipendiale 21 ed è un docente di scuola dell'infanzia o primaria ha 50,09 euro, quindi ha il massimo che si può dare, mentre quest'altro che è un docente di scuola secondaria di secondo grado classe 9 arriva a 47,36. Ok, quindi si tratta di cifre, queste nette comunque. Queste sono nette. Non vanno tra l'altro a copertura pensionistica. Assolutamente no. Assolutamente no, perché questa segue la strada degli assegni familiari. Anche gli assegni familiari vengono dati al netto, ma non entrano. Per concludere, non mi sembra che sia una novità, quindi, questa della pressione fiscale ridotta, quindi di questa somma una tantum. Cioè l'una tantum è un'altra cosa. Queste sono risorse per la scuola. Risorse per la scuola, quindi una defiscalizzazione. La defiscalizzazione abbiamo visto che è questo IVS. Bene. No, che riguarda il cuneo fiscale. Mentre per quanto riguarda l'una tantum sono è costituita da questi 100 milioni di euro che vengono divisi, diciamo, tra docente ATA un 60 e 40 circa, sì. Così che è una somma che si dà, ma neanche questa entra nella pensione. Anche questa. Questa può entrare soltanto, un momento, può entrare soltanto nella pensione quota B. Perché può essere considerata accessoria a tutti gli effetti, ma solo superando il 18%, e se superi il 18% entra anche nella quota C, che è la quota contributiva.
Bene, per concludere quindi a luglio tutta questa enfasi finora che è stata data, insomma, è tutta un po' da verificare. Io non voglio essere catastrofico, io sono fiducioso. Sì. Spero che ci sia, e che facciano un provvedimento d'urgenza, ma siccome so come lavora il MEF, se non ha la comunicazione due mesi prima, per il mese di luglio non c'è. Quando ci sarà, loro daranno di arretrata a decorrere da quando spetta. Però attualmente io non sarei così trionfalista, direi sì, ci sarà, aspettiamo, arriverà. Bene, ringraziamo Francesco Ciandrone. Grazie a voi.